Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati appuntamento con il Fatto. Oggi torniamo ad occuparci del raddoppio della ferrovia Pescara-Roma. Lo abbiamo fatto nella scorsa settimana con un reportage curato dal collega Luca Pompei, che ha messo a confronto le ragioni del comune di Manoppello, in particolare coloro che contrastano questo tipo di progetto, l'idea di raddoppiare la ferrovia, che sono i rappresentanti del comitato Confer, i quali oggi sono nei nostri studi, insomma, a conclusione di questo nostro approfondimento giornalistico, anche per dare una comunicazione, cioè che domani, mercoledì, ci sarà una manifestazione che rilancerà una battaglia che in molti però ritengono ormai non più perseguibile, perché i fatti, la procedura, i tempi hanno ormai messo su un binario, in questo caso in doppio senso il termine, il sostantivo, ormai certo questa opera. Noi salutiamo e ringraziamo intanto i componenti del Comitato Confer, a partire dalla Presidente. Buonasera. Buonasera, buonasera. Con lei anche gli altri due componenti, il dottor Pierluigi Aceto, buonasera, Buonasera, buonasera. e anche Francesco Papa, buonasera anche a Buonasera. lei. Allora, iniziamo con la Presidente. Noi abbiamo, insomma, penso che il collega Pompei abbia saputo rappresentare bene nel suo reportage quali sono i temi, però in tanti non li hanno seguiti, non hanno seguito i tanti vostri momenti di lotta e di mobilitazione contro questo progetto nel corso di questi ormai anni più che mesi. A che punto siamo? Perché, insomma, viene data per scontata la realizzazione di quest'opera nel tracciato progettuale approvato con le relative procedure di esproprio degli immobili da parte dei residenti interessati dal sedime di questo raddoppio. E perché manifestate domani soprattutto? Buonasera e grazie di questa opportunità. Noi manifestiamo domani perché ad oggi nessuno si rende conto ancora delle criticità del territorio andrà a subire. Nessuno ha mai ascoltato i cittadini che subiranno questo progetto, perché ovviamente bisogna anche specificare che non è un unico progetto. Noi come Manoppello siamo interessati da due lotti, il lotto che va da Brecciarola a Interporto Manoppello e da Manoppello a Scafa attraversando Alanno. Beh, in solo 13 km andremo a spendere 1 miliardo per quanto riguarda il raddoppio in sito. Noi manifestiamo perché ad oggi, come si vedono dalle immagini, ci ritroveremo un centro urbano completamente devastato, a differenza di quello che viene a dire qualcun altro. Devastato perché neanche ci si rende conto delle realtà territoriali e commerciali che ci sono, oltre ai cittadini che resteranno, quelli che dovranno andare via perché la loro casa verrà abbattuta e le attività che verranno compromesse. Ci sono attività a ridosso delle rotonde di cui si è parlato nei precedenti servizi che non potranno più avere la possibilità di un carico e uno scarico con dei bilici, perché ovviamente è impedito l'accesso alla loro attività e possiamo portare anche nome e cognomi, però ovviamente penso che, spero che ne terranno conto, ma purtroppo se noi ad oggi continuiamo a manifestare perché tutto questo ad oggi non è avvenuto. Queste sono le immagini di una precedente vostra manifestazione estiva, ovviamente si capisce dall'abbigliamento, ma quella che si terrà domani, quali modalità avrà e soprattutto qual è il vostro appello alla partecipazione? Insomma, diamo anche queste informazioni operative. Allora, l'incontro domani sarà un vero e proprio corteo, quello era un incontro pubblico puntuale, nei pressi della ferrovia dove avevamo alzato un velo per far vedere a che altezza arrivavano le famose barriere che il nostro sindaco le chiama modulari. Poi non capiamo come sono le barriere modulari, la barriera o c'è o non c'è, questo è. E quello di adesso, Appuntamento a che ora? ore 17, Manoppello Scalo, nei pressi della tabaccheria al centro di Manoppello. E cammineremo al centro di Manoppello per sensibilizzare i territori e renderli partecipi e fargli capire di che cosa accadrà e che cosa ci aspetta, sia durante le fasi di cantiere, sia prima, sia dopo, perché ovviamente adesso siamo nella fase ancora di presa in possesso e degli espropri. Non è che gli espropri sono stati conclusi. Alcune prese in possesso sono state anche, sempre zona di Brecciarola, non si sono potute neanche effettuare, ma hanno solo constatato lo stato di fatto perché si sono resi conto che un fabbricato
lato veniva intaccato completamente e gli prendeva uno spigolo. Altre prese in possesso non so come sono andate, perché ovviamente noi come Confer siamo nati contro il raddoppio in sito del tracciato, perché dall'inizio ci siamo resi conto del danno e della criticità di questa scelta di intervento, quando in realtà un'opportunità c'è e non è mai stata progettata, elaborata e sottoposta a tutto l'iter autorizzativo. Tutto questo si sarebbe potuto evitare ad oggi. Dottor Aceto, la obiezione che si fa è sempre di vabbè, però c'è stata una procedura che è andata avanti regolarmente, tutti i passaggi, anche chi ha provato ad impugnarli in sede amministrativa, sono stati validati anche dall'autorità amministrativa, in questo caso giudiziario amministrativo, parliamo del Comune di Chieti che comunque ha perso un ricorso al TAR, anche si è detto che voi siete stati comunque sentiti, consultati, che in qualche modo tutto è in ordine, e anzi c'è il paradosso rispetto a chi riceverà questi indennizi di aver comunicato, almeno questo è l'input che è arrivato anche a noi nei mezzi di informazione, che sia stato tutto soddisfatto dal punto di vista dell'indennizzo economico, e che quindi sia un sacrificio che va affrontato perché è un bene utile per la collettività. E su questo ultimo aspetto dell'utilità per la collettività, progetto o non progetto, si può essere in teoria più d'accordo che contrari. Sì, che il progetto sia utile per la collettività nessuno lo discute, che sia dannoso però a livello sociale, a livello psicologico, a livello di qualità di vita, nessuno può contestarla questa cosa. Noi perché abbiamo formato questo comitato cittadino? Abbiamo formato questo comitato cittadino perché ci era sempre stato promesso che la ferrovia veniva in variante sul fiume, sempre, dal 95. Questo perché? Perché dal 95, quando è stato costruito l'interporto, la condizione sine qua non è che la ferrovia servisse l'interporto direttamente, cosa che non avviene adesso, perché l'interporto sta facendo una sua seconda linea per poter entrare in ferrovia, ed entrerà verso Piediscalo, ma avrà un accesso comunque difficoltoso rispetto a portare la ferrovia ai margini dell'interporto, cosa che andava fatta all'inizio. Una popolazione di 5.000 abitanti che si vede, diciamo, scombussolato tutto il suo modo di vivere, una distruzione, una creazione di barriere architettoniche incredibili, se permette, quando sapeva nel 95 che doveva essere spostata, nel 2008 che era stato presentato un progetto di spostamento approvato da RFI, ritrovarsi in questa situazione con un raddoppio all'interno del paese, con un impatto sociale incredibile, con quello che io una volta definì la creazione del muro di Berlino, perché creare un muro che divide a metà il paese, anche se ci stanno i sottopassi, anche se ci stanno, anche a Berlino c'era la porta di Brandeburgo, quindi, però era comunque diviso in due. No, e poi peraltro mi viene da pensare, a San Giovanni Teatino è stato progettato un interramento del percorso. A San Giovanni Teatino è stato progettato un interramento. Qui ci hanno detto che la variante da noi richiesta non poteva essere fatta per motivi di alluvione. Noi accettiamo questo, stiamo lottando anche per mitigare l'impatto delle strutture secondarie all'interno del paese. Stiamo agendo su più fronti, non sul fronte o ci fate la variante o noi chissà che facciamo. Noi cerchiamo di migliorare la vita dei nostri cittadini di fronte a questo che per noi è un disastro sociale. Ho capito. Su questa variante invece sentiamo Francesco Papa. Sì, grazie. Dissendo un attimino anche dal mio collega e amico Pierluigi Aceto, il quale si proietta in una situazione nella quale Confer ancora non ha preso e ha voluto prendere coscienza e conoscenza. Cioè noi ci stiamo ancora battendo per l'unica soluzione valida
per Manoppello Scalo e Brecciarola e anche Alanno. Cioè, diciamo, prendiamo questi tre. Noi siamo ancora per la variante. E ritorno alle sue parole, alla sua premessa, quando diceva che ma se tutto è partito, l'iter è partito, eccetera. Allora, io faccio un confronto, è un paragone. Lo Stretto di Messina sarà la quarta volta che parte. Sì. Io ritengo che la situazione nostra possa essere assimilata a quella del ponte sullo Stretto. Noi abbiamo degli appalti, hanno partecipato e vinto la gara di appalto. È previsto un certo iter, stanno andando avanti con la progettazione esecutiva, ma noi chiediamo alla politica in primis, a chi comanda, al Ministero delle Infrastrutture, di non chiediamo pur o la variante o niente, noi chiediamo una pausa di riflessione ulteriore, visto che durante tutto l'iter del progetto di pausa di riflessione loro... Cioè quelli sì, che ma hanno... cosa servirebbe se io faccio l'avvocato del diavolo, ovviamente. Se una pausa di riflessione se questo progetto di variante è stato già esaminato e bocciato? Il progetto di variante allora facciamo così, torniamo un attimino sulla variante, poi esprimo ancora il concetto di dove vogliamo arrivare noi di Confer. La variante, di varianti ne sono state presentate più di una. Si è partiti con la variante a cui faceva riferimento Pierluigi, che parlava di una variante, diciamo, tranquilla, adagiata sul terreno, principalmente. Questa non è stata dichiarata non possibile perché la proiezione a 200 anni, che è attualmente in vigore per questo tipo di infrastrutture, dimostra che ci sono dei rischi di esondazione del fiume Pescara. Quindi, nel momento in cui c'è questo problema, la soluzione non può che essere un viadotto. Un viadotto, quindi diciamo costerebbe anche di meno rispetto all'attuale progetto. Allora, noi abbiamo fatto due conti, è ovvio che non abbiamo i mezzi per poter fare una progettazione e facciamo anche un appello a chi avesse questa possibilità, se volesse unirsi a noi nel fare una pre-progettazione che dimostri quello che vado affermando. I tecnici RFI che hanno presentato la variante in viadotto e l'hanno chiamata variante plus hanno dichiarato all'epoca che il costo aggiuntivo sarebbe stato di una forbice 80-112 milioni, che non mi pare un grosso, non ci è parso allora un grosso sacrificio considerato che soltanto per gli espropri oggi a costi 2001, quindi sicuramente lievitati, si va a spendere 95 milioni solo per gli espropri. Quindi una parte di questi soldi in più per la variante sarebbero recuperate dagli espropri. Ma poi si accennava, e Pierluigi parlava delle famose varianti di viabilità, delle necessità che RFI debba anche finanziare per risolvere i problemi. Quindi sarebbero opere che si sarebbero potute risparmiare. Allora, di quelle lì abbiamo uno avuto, scenario diverso. Sì, ma abbiamo avuto contezza che l'importo di queste opere, diciamo, tra virgolette, di variabilità migliorative o mitigative, sono intorno ai 100 milioni. Allora, chiudiamo la Presidente, che abbiamo solo un minuto. Sì. A questo punto quanto sarebbe il conto per le tasse, per le case pubbliche, per le tasse che noi paghiamo, ci prepariamo ai sacrifici della legge finanziaria? Allora, ad oggi, senza considerare le migliorie, abbiamo diciamo 1 miliardo, solo per scarso 13 chilometri. Ci sono anche le migliorie che adesso stanno facendo che non contemplano per niente i sottoservizi. Se consideriamo quanto costa spostare una cabina Enel, sono quasi 3 milioni di euro, quindi sono briciole rispetto a un costo di una variante. Però quello che stava dicendo prima Francesco, che se noi rapportiamo tutte le criticità, gli espropri, l'impatto sociale, i costi per lo spostamento dei sottoservizi e i disagi che ci sono rispetto a una variante che passa su un'area completamente non urbanizzata e che per il quale spostamento ci si era impegnati a seguito dell'assenso all'inserimento e all'installazione di interporto sul territorio di Manoppello Brecciarola, diciamo
C'è poco da dire. Quindi voi manifesterete domani, abbiamo 10 secondi, per il sì alla variante e il sì alla ferrovia in questo. Sì alla variante, sì alla ferrovia, sì all'ascolto dei cittadini e dell'impatto sul territorio. Bene, grazie a Katia Collalongo, grazie a Pierluigi Aceto e Francesco Papa. Ricordiamo l'appuntamento domani, la manifestazione a Manoppello. Arrivederci, buona serata.